Allora, intanto una prima riflessione di carattere generale. Noi ci siamo abituati da quando ci siamo insediati 2 anni fa a ragionare in termini di gruppo. E in termini di gruppo mi piacerebbe che facessimo ragionamenti. Il gruppo CMV ha approvato un bilancio inattivo, quindi alcune positività che riguardano tutte e tre le aziende del gruppo. E l'ha approvato all'unanimità, quindi con il voto favorevole di tutti i soci che erano presenti. E credo che rispetto al recente passato questo rappresenti due elementi di novità. Il primo è che c'è un utile generalizzato. Il secondo è che i soci in un qualche modo hanno ritrovato, attraverso il lavoro compiuto dalla società stessa, le ragioni per cui stare all'interno della società, quindi approvando insieme questo bilancio. Credo che siano due risultati entrambi importanti, uno di valenza economica e uno di valenza politica, ma alla fine della corsa credo che questo sia un risultato importantissimo che CMV è riuscito a presentare ai propri soci. All'interno della particolarità, l'azienda che dirigo, che è CMV Energia, ha chiuso un bilancio del 2013 dove per la prima volta da diversissimi anni è riuscita a invertire la tendenza, quindi è riuscita ad avere un saldo attivo tra i clienti che perde e quelli che guadagna, è riuscita ad aumentare il fatturato e la marginalità nonostante un anno di crisi e di problemi, è riuscita a, diciamo così, a consolidarsi in termini positivi in un mercato che vede a 100 48 operatori concorrenti agire sul mercato del gas e dell'energia. Quindi il risultato che stiamo ottenendo oggi è un risultato ancora più importante vista la concorrenza. Questo l'abbiamo ottenuto perché anche qui siamo riusciti a mettere insieme chi opera all'interno della società con le prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali e quindi di sviluppo dell'azienda, perché abbiamo aggredito commercialmente altri mercati, altri territori, perché siamo probabilmente riusciti a trovare quell'equilibrio tra riuscire a stare sul mercato e essere comunque l'azienda del territorio dell'Alto Ferrarese o della provincia di Ferrara, che comunque cerca di continuare ad avere un rapporto diretto con i clienti. A Cento, nell'Alto Ferrarese, continuiamo a gestire i contratti della maggioranza, della stragrande maggioranza delle imprese presenti sul nostro territorio. Siamo felicissimi su questo di essere competitivi e di concorrere all'economia del territorio e nello stesso tempo a riuscire anche ad avere nelle difficoltà generali enormi comunque un rapporto con i cittadini, perché nonostante mi renda conto che sia difficile perché le utenze si vanno sempre a sommare a tutti gli altri costi che le famiglie hanno, però in caso di difficoltà credo che siamo sempre riusciti a venire incontro alle esigenze dei cittadini. Questo fa un'azienda che vuole stare sul territorio e che viene, diciamo così, dalle esperienze dei comuni e delle municipalizzate di una volta, cercando di essere moderni. Insomma, questi un po' sono i parametri che noi abbiamo. Insomma, il risultato è un risultato davvero eccezionale, quindi abbiamo cresciuto il fatturato del 15% in 2 anni ed è oggettivamente un elemento per un amministratore nuovo, appena arrivato, di grande soddisfazione, il cui merito va condiviso e distribuito sicuramente con tutti quelli che operano all'interno dell'azienda.